Buongiorno a tutti. Questo video è un video di risposta a un video che ho trovato ieri girato su YouTube di un canale YouTube di un collega OM della zona 3, se non sbaglio. E loro nel loro video facevano delle prove. Sulla radio in questione, l'FT, Jesu FT817, in particolare su due modelli, sull'817 ND, che è quello, diciamo, venuto dopo come produzione, più nuovo, e l'817 originale, il primo modello, diciamo. La prova che hanno condotto prevedeva un test con alimentazione esterna per verificare praticamente la differenza che c'era tra le due radio. In particolare le due radio si comportano in maniera diversa come in termini di potenza di trasmissione al variare della tensione d'ingresso, della tensione di alimentazione. E la mia radio, questa qui, è una FT817 ND, quindi è, diciamo, seconda serie. E questa radio, in particolare rispetto alla prima, ha diciamo il pregio, se vogliamo, che all'abbassarsi della tensione di alimentazione, quindi ipotizzando di lavorare con una batteria esterna in attività portatile, mantiene i livelli di potenza invariati. Ok, quindi questa era la prova. Io adesso lo faccio in risposta, nel senso che lo faccio per tutti coloro interessati, ma soprattutto per i due colleghi OM della zona 3 che hanno fatto il loro video originario, per fargli vedere anche come si comporta il mio, ecco, per dargli, diciamo, un riscontro. Purtroppo non ho un altro wattmetro migliore, cioè ce l'ho, ma non qui. Ma non fa nulla, l'importante, diciamo, è un'analisi qualitativa, il fatto che lo possiamo vedere anche su questo strumento dell'MFJ, per vedere appunto che la potenza non cambia, non tanto il valore assoluto, ma il valore relativo, appunto. In questo momento sono in 40 metri, mi sono messo nelle stesse condizioni che hanno adottato loro nel loro test. Sto alimentando la radio con un'alimentazione esterna, che è quella che vedete lì sopra. Al momento 13,8, l'assorbimento e ricezione è 345 mA. Lo strumento non è precisissimo, però insomma siamo nell'intorno, più o meno 10 mA. Ecco. Sono con la luce del display accesa. Ho notato che se la spengo, fondamentalmente non cambia troppo su questa radio, perché il display è piccolo, ma su radio come per esempio l'857 cambia di più. 314, quindi cambia circa 30 mA. Va bene, lo lasciamo acceso. Ok. Quindi il test sarà condotto così: parto da 13,8, lavoreremo soltanto in alta potenza. Tanto è quella più critica, diciamo. Verificherò a che tensione si accende, lampeggia l'indicatore della potenza che ci sta indicando all'operatore che la batteria comincia a scaricarsi, e quindi per il livello massimo di potenza, diciamo, la tensione è un po' bassa. Anche se, come detto, la mantiene. E piano piano scenderemo di tensione di alimentazione fino a che la radio praticamente non andrà più in trasmissione. Verificheremo quali sono i livelli di tensione, controllando sempre appunto la potenza di trasmissione. Trasmettendo su carico fittizio dell'MFJ, tanto in 40 metri si comporta, diciamo, decentemente. Nulla, quindi come vedete 13,8 volt dall'alimentatore. Nel mio caso la radio, a differenza, diciamo, di quello che ho notato nel video delle loro radio, di questi colleghi della zona 3, la mia radio, diciamo, il voltmetro interno è calibrato, segna 13,8 anch'esso. Nulla, quindi possiamo iniziare la prova andando in trasmissione e poi piano piano scendendo di tensione. Ok, siamo pronti per questo test. La tensione
Di alimentazione la possiamo leggere direttamente sul display della radio, poiché l'alimentatore diciamo che è fuori campo, per non muovere continuamente la telecamera. Comunque, come abbiamo visto, l'indicatore è abbastanza preciso. Comunque io poi a voce commenterò via via le tensioni che sto fornendo. Allora, 13,8 in FM, massima potenza. Questi sono i quattro livelli, massima 2 watt e mezzo, 1 watt con due sole tacche, mezzo watt con una tacca. Quindi massima sono 5 watt, quindi dobbiamo notare 5 watt. Pronti? Ok, abbiamo 5 watt, la tensione è caduta leggermente, 13,5. Come vedete, leggermente appena appena sotto i 5. Ora io passo direttamente per esempio a 12 volt. Sono a 12 volt, la radio segna 11,9, l'alimentatore segna 12 volt. Vado di nuovo in trasmissione. Sono sempre 5 volt. Adesso abbasso a passi di 100 millivolt. Per notare quando è che si accende l'indicatore della bassa potenza, 11,8, 11,7, 11,6, 11,5, 11,4. A 11,4 si accende l'indicatore, cioè lampeggia nel caso della mia radio. Andiamo di nuovo in trasmissione, stessa potenza, continuiamo a scendere, andiamo a 11 volt. Stessa potenza. Andiamo adesso a passi di 1 volt, 10 volt. Stessa potenza. 9 volt. Stessa potenza. 8 volt. Stessa potenza. Adesso scendiamo a passi di nuovo di 100 millivolt, quindi 7, 9, 7, 8. 7,7, questo segna poco poco meno. 7,7 dall'alimentatore. Qui va ancora in trasmissione, però direi che è calata leggermente. Non sembra essere stabile. Se continua a scendere, 7,6. Ecco, la radio va in trasmissione, come vedete, va in TX, ma non esce potenza. Quindi torniamo di nuovo a 7, diciamo 7,8. 7,8. Guardiamo ancora in trasmissione. Ovviamente possiamo abbassare i livelli di potenza, 2 watt e mezzo. A proposito, proviamo a vedere 1 watt e mezzo watt. Proviamo a vedere se la radio va in trasmissione a 2 watt e mezzo con tensioni inferiori. Andiamo a 7,5. No, si rifiuta proprio. Andiamo al minimo della potenza. No, ok. Quindi la radio non va in trasmissione sotto ai 7,6, 7,7 nel caso della mia radio. Torniamo a 13,8. E con questo direi che a termine questa prova. Spero di aver fatto cosa gradita a chi fosse stato curioso di sapere questa caratteristica, anche se l'avevano già pubblicato quegli altri colleghi della zona 3. Ok, un saluto a tutti e buon divertimento con l'attività in portatile 73.